Ed eccolo qui all'interno il nostro UQTEL C35, pacco che arriva da Amazon. L'ho acquistato personalmente, naturalmente ho tolto le varie etichette e che vi vado adesso a mostrare. Naturalmente apertura facilitata e qui all'interno troviamo il nostro smartphone che dalla confezione ci fa intuire che comunque il venditore diciamo che spedisce probabilmente dalla Cina. Ad ogni modo ben assemblato, vedete che è protetto anche dal del pluriball e qui troviamo il nostro smartphone. Confezione classica di UQTEL, quindi colorazione arancione, dove qui troviamo alcune specifiche chiave, tra cui il fatto di essere dotato di sistema operativo Android 13, processore Octa-Core Lunisoc T616 e addirittura abbiamo 12 GB di RAM espandibili fino a 24, oltre che 256 GB di memoria RAM. GPS con aggancio dei satelliti Galileo e batteria ampia da 5150 mAh. Naturalmente il resto delle specifiche ve le racconterò all'interno della recensione completa che arriverà anche in forma testuale e questo è il contenuto della confezione. Quindi abbiamo il nostro smartphone che è già alloggiato in una pellicola di protezione per il display, ma abbiamo anche proprio una custodia di protezione del nostro smartphone. Abbiamo poi la manualistica che davvero non ce ne facciamo nulla. Abbiamo il cavetto per la ricarica Type-C, quindi ottima cosa nonostante la natura economica del dispositivo. Spillino per la rimozione del vassoio SIM e abbiamo un caricatore standard. Vediamo se riusciamo a capire la potenza. Ai ai ai, solamente da 10 watt. Spero che non sia la ricarica massima supportata. Qui di nuovo specifiche chiave del nostro dispositivo che andiamo a togliere dalla custodia. Andiamo a togliere anche l'adesivino che però vi faccio vedere che andando a togliere fa sollevare un po' la plastica, sintomo che probabilmente non abbiamo chissà quale costruzione. Però devo dire che il telefono si presenta davvero in maniera carina con questi giochi di luce. Io l'ho scelto in questa colorazione, ma ne sono disponibili altre tre. Comparto fotografico che si compone di due ottiche e flash LED dovrebbe essere di tipo dual. Profilo destro. Tasto di accensione che incorpora il sensore biometrico per le impronte digitali, bilanciere del volume. Qui sulla sinistra abbiamo il vassoio delle SIM. Superiormente non abbiamo nulla e inferiormente invece jack immancabile per le cuffie, microfono principale, ingresso USB e speaker di sistema. Lo andiamo un attimino ad accendere, ma ripeto, sarà un unboxing molto molto breve perché si è pure spostato qui lo stand perché vi racconterò tutto all'interno della recensione completa. Detto ciò, uno smartphone che si presenta bene comunque a livello di apparenza e sono curioso di provarlo più che altro perché ho speso davvero pochissimo per portarmelo a casa, ben 102 euro, anche se al momento il prezzo è aumentato a 159, ma comunque in grado di competere con smartphone del calibro di Realme C53 che personalmente ho bocciato perché veniva proprio tutto quanto, cioè una cosa proprio brutta, senza stare troppo lì a menarci, poi trovate comunque la recensione. Detto ciò, lo configuro un attimo e vi faccio vedere come si comporta. Eccolo qua, avviato il nostro smartphone, vi faccio subito vedere che comunque appare piuttosto fluido per quel che riguarda la navigazione, insomma, del sistema di per sé. Abbiamo qui la funzione torcia che abilita appunto il LED posteriore, ma eventualmente potete sfruttare anche la torcia sfruttando il display direttamente. Nelle impostazioni entriamo un attimino per quel che riguarda le informazioni sul telefono. Vi faccio vedere che lui è dotato di 12 GB di memoria RAM, anche se ho il timore che
siano un po' farlocchi, ma lo vedremo magari strada facendo. Abbiamo l'espansione della RAM di ulteriori 12 GB e naturalmente abbiamo il sistema Android 13 con patch di luglio. Vediamo se arriveranno degli aggiornamenti, vi aggiornerò in tal caso. Mentre se entriamo un attimino nella fotocamera, eccola qua, l'applicazione fotocamera. Allora, andiamo un attimino a vedere l'interfaccia che inizia cattura. Allora, innanzitutto questa è l'interfaccia di sistema, quindi possibilità di scatto in 4 terzi o a schermo intero, massima precisione per la qualità dell'immagine, modalità 50 megapixel, anche qui probabilmente un po' farlocca. Vediamo un attimino invece i video che possono essere girati, invece vediamo un attimo, Full HD 30 frame per secondo ed è la risoluzione massima che possiamo ottenere, quindi sicuramente non mi aspetto performance fotografiche da camera phone, ma la curiosità è quella di capire se uno smartphone da 100 euro oggi come oggi è in grado di praticamente soddisfare la maggior parte delle esigenze di un utente comune che non ha naturalmente particolari premesse e che appunto però riesce a navigare, a effettuare operatività di social, portarsi a casa qualche scatto e magari anche del buon gaming. Insomma, uno smartphone a livello quotidiano che non appesantisce, però, o meglio, non svuota il portafoglio. Naturalmente vi rimando alla recensione completa che arriverà di questo Ukitel C35 e quindi, ragazzi, per il momento è tutto e io vi saluto. Ciao!